Bene, abbiamo avuto qualche difficoltà tecnologica che speriamo sia superata e quindi partiamo nella speranza che non succedano crolli. Ringraziamo ovviamente Torino Spiritualità, per me è una premiere assoluta, non sono mai stata a Torino, sì, tante volte al Circolo dei Lettori, ma mai a Torino Spiritualità. E come dire, in qualche punto sembrerò uscire fuori tema, come diceva la maestra mettendoti segnacci, fuori tema. Ma in realtà nella mia testa no, è tutto si, tutto se tient, e voi provate a seguirmi in questo pensiero, che come è stato detto da chi mi ha presentato, si dice, leggo dalla slide, in realtà leggo qua, che il respiro sia sempre stato sinonimo naturale di vita e simbolo assoluto dell'esistenza. Cioè, soprattutto in questo periodo lo si legge da molte parti, non soltanto in questo ambito, però non è l'unico principio che sia stato considerato appunto vitale, sorgivo, perché ce ne sono stati altri, la luce presso i greci e il battito del cuore che ritma l'esistenza. E quindi è vero che dentro e fuori e su e giù è il ritmo del respiro. Entra, esce, apri, chiudi. Un respiro leggero e silenzioso, appena avvertibile nei bambini che dormono. Allora io vi prego di guardare questa immagine, questo quadro 1620, Bernardo Strozzi. Allora, questo bambino baffuto fino all'inverosimile con la cuffietta, e il particolare che mi ha molto colpito sono i braccialetti di corallo che porta, non alle mie braccia scheletriche, ma alle sue, cioè proprio quelli che mia madre chiamava i taralli. Mia madre era pugliese, diceva, mi erano i taralli. E sapete perché ha questi corallini? Perché il corallo è apotropaico, il corallo tiene lontano gli spiriti malvagi, perché è rosso e perché, se vedete, il filo, i corallini non stanno stretti uno all'altro, sono larghi, perché muovendo le manine il bambino produce quel suono che tiene lontani gli spiriti cattivi, soprattutto di notte, perché è di notte che arrivano, e quindi c'erano vari sistemi per tenere lontani gli spiriti, tra questi per esempio le righe, per questo abbiamo i materassi a righe, i pigiami a righe, tenevano gli spiriti. Questo non c'entra niente con lo spirito, ma è così carino, dati i braccialetti, che ho deciso di raccontarlo. Allora, negli adulti, dicevo, persino fragoroso, alcuni adulti di notte respirano in maniera potente. Giù e su, fuori e dentro, un ritmo che accompagna la giornata, la vita nel tempo. Allora, cosa succede? Che in queste piazze e in questi locali stiamo parlando del respiro, dei suoi stimoli, della sua apparenza e della sua realtà, tutto l'incontro. Tra l'altro mi hanno messo in un orario un po' così, nel senso che ho la concorrenza di Enzo Bianchi nella piazza vicino, e quindi io faccio quello che posso, ecco, non avendo né la stazza, né il sesso, né ovviamente la potenza di Bianchi. Allora, ci viene quasi detto in questo contesto che il respiro è l'unico principio vitale, dicevo, ma non è vero, e non lo è. E quindi io faccio un po' la parte, ripeto, della bambina ribelle, anzi della vecchietta ribelle. Avete presente quel libro 100 storie della buonanotte per bambini ribelli che ebbe tanto successo? Ecco, questo fa parte, 100 storie della buonanotte per vecchiette ribelli. Perché sono qui ad affermare non solo respiro, respiro sì, ma non solo respiro. E cerco di farlo facendo un po' di giri meandrici, ecco, nell'immaginario analogico, nel pensiero filosofico, e quindi vi chiedo di seguirmi con attenzione, perché questo ci può portare a essere un po' più felici, nel senso che una bella definizione di felicità che ho letto è che felicità è riuscire a fare bene una cosa difficile. Ecco, per me questa è stata una cosa difficile, anche perché è sempre difficile presentare a un pubblico in maniera comprensibile, insomma sono tutte cose che non sono facili.
Allora parlerò del principio vitale, ma non a compartimenti stagni, poi nel senso è prima parlo della luce, poi parlo del respiro, poi parlo del cuore, no, li mischio un po' tutti insieme. Quindi li faccio intersecare, li faccio interagire e li accompagno, ripeto, da considerazioni che potrebbero sembrare estemporanee o non direttamente pertinenti, però nel mio pensiero invece fanno un tutto omogeneo. E allo stesso tempo cercheremo di individuare il senso di questo principio vitale, quindi non solo del principio vitale del respiro, ma che cosa potrebbe essere un principio vitale. E quindi parleremo di respiro e di luce, di cuore, di battito, di morte, ma soprattutto di nascita, per stare un po' più allegri. E quindi partiamo, ci saranno anche delle figure. Dice, adesso per il momento tengo ancora su un momento il bimbo, e dicevo non solo respiro, perché il respiro ha le sue caratteristiche, è profondo, leggero, lieve, lungo, corto, ha il suo ritmo, dentro, fuori, su, giù, soprattutto pieno, vuoto. Questa è la dinamica di cui altri probabilmente hanno parlato e parleranno, ma anche il cuore ha il suo ritmo, tum tum. E il ritmo del cuore non coincide con quello del respiro, non seguono la stessa musica, uno va di qua e l'altro va di là. Ora, per gli egizi, eccolo qua, il cuore era il centro della forza divina, della spiritualità, di tutte le percezioni dell'essere che venivano vagliate dal cuore, e il simbolo del cuore era lo scarabeo. Perché lo scarabeo? Perché in questa forma arrotondata un po' da, appunto cardiaca, ma soprattutto è duplex, ha quelle due sotto la parte insomma della testa, ha queste due parti, e il cuore è sempre stato per definizione appunto duplex, è tenero ed è duro nello stesso tempo, insomma ha una dualità che anche qui non è il caso di approfondire. Ecco, aspetto solo un attimo che si siedano. Così. Allora, il cuore batte per conto suo, abbiamo detto, non ce ne accorgiamo tendenzialmente, il ritmo è meno percepibile di quello del respiro. Chi sente il ritmo del cuore? Tendenzialmente lo sente, eccolo qua, lo sente il medico. Pensate che questo è un dipinto di Picasso quattordicenne, quando ancora insomma si dava all'arte figurativa, e rappresenta questa scena di malato col medico al capezzale. Mi ha molto sorpreso anche, ma è interessante. In ogni caso lo sente il medico mettendo la mano sul polso, pulsus in latino. Perché si chiama polso? Ovviamente perché al suo interno scorre il sangue pulsante. Il battito del cuore lo avverte il malato, febbricitante, con la febbre alta, quando posa il capo sul cuscino. E dove lo sente? Alla tempia. Tum, tum. Lo avverte alle tempie, sentite la parola? Le tempie ospitano il sonno, ospitano anche l'insonnia e in qualche modo ospitano anche il tempo. Perché il senso e il nome del tempio hanno la sede corporea nelle tempie dove pulsa il tempo. Tum, tum, questo è il battito del tempo. E a morte avvenuta il cuore non batte più, non c'è più polso, infatti si dice, no? E questo lo sostiene uno studioso tedesco, di cui forse qualcuno potrebbe avere letto Lete, oppure che è un bellissimo libro sull'oblio. E Vary sostiene in un saggio che si chiama proprio Il polso del tempo, ciò che le tempie sanno del tempo, sostiene che in realtà anche il termine tempo venga da tempie, quindi da questo battito che dà il ritmo. E nota anche che ci sono molte forme di suicidio che attaccano contemporaneamente il tempo e il cuore.
il taglio delle vene, la pugnalata nel cuore, il colpo d'arma da fuoco alla tempia. Non è soltanto un modo veloce per sbrigarsela, ma ha una caratterizzazione simbolica, come il suicidio d'acqua è tipico delle donne, vedi Ofelia, ma insomma anche qui. Invece qui parliamo di fuoco, parliamo di cuore, di tempo, di tempie, e questo termine tempo non deriverebbe, come solitamente si dice, dal verbo greco temno, quando dice da dove viene tempo. Allora c'è questo verbo greco temnein, che vuol dire dividere, che vuol dire separare. Allora il tempo sarebbe come il tempio, anch'esso termine che verrebbe da temno, sarebbe il luogo separato in cui cioè, viene, che è dedicato agli dèi o al dio, separato dal tempo e dallo spazio invece profano, no? E invece potrebbe venire, questa è un'ipotesi affascinante dal punto di vista etimologico, tempo potrebbe proprio venire da tempia. Non che tempia venga da tempo da tempia, ma per un motivo molto banale addirittura, no? Poco lirico. È lì che si sente il battere del cuore e questo scorrere del tempo nel famoso tum, tum. Allora adesso non c'è una figura, ma viene dopo, per dire che il battito del cuore quindi è sotterraneo, è nascosto, non è evidente. Mentre il respiro, quello sì, si percepisce molto più nitidamente, soprattutto se uno vi presta attenzione. In realtà per la maggior parte del tempo non è che stiamo lì a pensare come respiriamo, ma se uno si concentra lo sente e come. E come può avvertire ancora meglio il ritmo del respiro, per esempio, chiudendo gli occhi? E così mettiamo in questa storia il terzo protagonista, oltre al respiro e al cuore, che sono gli occhi, che è la vista, che sembrerebbe non avere nulla a che fare con questa storia di entrate e uscite di aria, pulsazioni di sangue, battiti di tempie, di tempo, ma questa con tutti questi elementi è la storia della vita, nascere, vivere, morire, con alcune sue analogie, metafore, alcuni concetti. E se ci pensiamo bene, i campi metaforici, io di mestiere faccio la filosofa metaforologa, che è un mestiere meraviglioso perché nessun computer, nessun insomma, digitale me lo porterà via, secondo me. Poi magari riusciranno anche a inventare intelligenze artificiali che creino metafore, però per il momento sono abbastanza ben piazzata. Allora, dicevo che i campi metaforici da cui attingiamo le parole per l'inizio e il termine della vita sono legati a queste funzioni animali, vedere, respirare. Allora, la metafora del respiro della vita e della morte, della vita come primo respiro e della morte come ultimo respiro, fa il suo ingresso trionfale nella nostra cultura col pensiero ebraico, con le sacre scritture. Perché lì è vero che la vita dell'individuo è vero, e le sacre scritture confermano che la vita dell'individuo coincide con l'attività del respiro, nafesh, nel momento in cui Dio insuffla l'alito di vita, questa anima, respiro, in Adamo. Allora, voi vedete la straordinaria trasformazione di Michelangelo, che invece di riprodurre Dio che soffia nelle narici di Adamo, come c'è scritto nella Bibbia, invece fa passare il passaggio del respiro dell'anima attraverso il tocco delle dita. Ecco, oggi non potrebbe, ma insomma, non lasciamo questo pensiero. Allora che cosa succede? Che noi siamo fortemente eredi di questa tradizione e usiamo fortemente l'immagine del respirare come vita. L'angoscia trattiene il respiro, la morte lo fa cessare del tutto, morire, diciamo, è soffiare fuori l'ultimo fiato, spirare, più chiaro di così, voglio dire, e quindi il soffio della vita cessa
insieme a quello del pensiero e della sua capacità creativa, perché anche lì c'è tutta un'idea data dal termine ispirazione. Cosa vuol dire? Io ho un'ispirazione, Picasso ebbe un'ispirazione dopo quel terribile quadro del malato che lo portò a comporre altre opere, così un'ispirazione, un soffio, diciamo ancora anche una soffiata in un altro contesto. Comunque l'idea dell'ispirazione è di far entrare nella mente un pensiero, un'idea, un progetto. Allora, questa tematica giudaico che entra poi nella tradizione cristiana, che viene adottata dal cristianesimo, sono diventate preponderanti e hanno fatto dimenticare in qualche modo che esistono altri immaginari, altri campi, altre metafore del vivere e del morire, e in particolare una legata a quell'organo che sembrava estraneo a questioni appunto di vivere e morire, che è l'occhio, gli occhi, la vista, la funzione esercitata dagli occhi. E questo immaginario proviene da un'altra cultura che è molto formativa della nostra, ma è stata in qualche modo in questo contesto messa da parte, che è la cultura greca antica, in particolare la cultura arcaica, neanche la cultura greca classica, ma la cultura greca arcaica, e ovviamente mi riferisco tendenzialmente a Omero, dove nessuno mai direbbe che morire è spirare, è esalare l'ultimo respiro, che invece è un evento. Adesso non ho trovato purtroppo un'immagine, andavo alla ricerca di quadri con persone, santi che muoiono per esempio, e dalla bocca esce la nuvoletta che sembra un fumetto, che è proprio un fumetto, oppure esce dalla bocca quella specie di omettino con le ali che è Psiche, non l'anima che esce, insomma non l'ho trovato, quindi non ve l'ho messo, ecco. Ma ecco, tornando invece alla poesia, dicevo, omerica, come si muore nei poemi omerici? Come si muore nell'Iliade e nell'Odissea? Cioè, come si viene alla vita? Si viene alla vita, eccolo qua, venendo alla luce, venire alla luce, dare alla luce, vedere la luce. Per noi sono normalissimi sinonimi di nascere, ma bisogna arrivarci, insomma, bisogna capire questa storia. E le usiamo ancora nel nostro mondo moderno e disincantato, però abbiamo perso invece per qualche motivo le espressioni che designavano nello stesso contesto l'uscire dalla vita, che sono perdere la luce, uscire dalla luce. Sinonimi della morte. E invece nelle pagine di Omero, nel come muore il guerriero, e come viene descritta la morte del guerriero, sul capo del guerriero cala una nuvola nera, cala un'ombra oscura, l'atra caligo, come poi viene tradotto in questi italiani terribili. Allora anche lì io mi sono disperata a cercare un'immagine del guerriero greco che con la nuvola nera, e non l'ho trovata, quindi dovete accontentarvi di questa lekitos, cioè un'anfora per oli e profumi, in cui forse riuscite, ecco, questo è la lekitos nel suo insieme, questi sono i cavalli di Helios, eccolo qua, e questa è Nyx, è notte, è la notte, come vedete, con i cavalli neri, con questo aspetto nerastro. Ecco, voi dovete immaginare, voi dovete seguirmi con la forza dell'immaginazione e immaginare questo elemento nero che ti cala sulla testa. Ecco, ne ho parlato nel mio libro Buio, che così faccio anche pubblicità, che è anche lì da autografare, nel banchetto dei libri, ma non è adesso per fare pubblicità, ma per dire che mi sono scontrata con questa cosa mentre studiavo e scrivevo di Buio, e mi sento dire: ma l'unico principio è il respiro. E dico: ma no, guardate, qui c'è scritta un'altra storia, perché la cultura greca era dominata,
sia letteralmente sia metaforicamente dalla luce, un paese immerso nella luce, che in greco ovviamente si dice phos, fosforo, fosforescente, phos, è la luce, che era sinonimo di vita. Vita era la luce, e vedere la luce, perdere la luce è morire. Sotto le mura di Troia, quando muoiono i guerrieri, i troiani, i greci, cosa succede? Succede che cala sulla persona una nuvola nera, un'ombra oscura che talvolta appunto è personificata dalla notte. Per esempio, dopo la morte di Patroclo, l'amico di Achille, insomma, l'amante, il fidanzato, lo sposo di Achille, i guerrieri si buttano nella mischia in prossimità del suo cadavere. E adesso io purtroppo vi devo leggere le pagine, le due, quattro versi nella traduzione di Monti, perché non ho trovato una cosa più recente. Però, allora, dice: e del sol detto avresti, e della luna spento il chiaror, cotanta era sul campo l'atra caligo che d'intorno al morto Patroclo il fiore dei guerrieri copria. Allora, questa atra caligo, la caligo, caligine, è la nebbia nera, e questi guerrieri che stanno morendo per difendere il cadavere di Patroclo sono circondati da questa densa nube, che è la stessa densa nube che copre Ettore quando viene ucciso un suo compagno, o quando Andromaca, moglie di Ettore, vede la spoglia del marito che Achille si era divertito, diciamo così, a sfregiare orribilmente. Cosa succede? Una notte di tenebra le coperse gli occhi, così scrive. Ma mentre Ettore né Patroclo si risveglieranno più a vedere la luce, Andromaca sì. E dopo questa perdita di coscienza entrerà in un dolore ancora più nero. Ecco, ma quello che per esempio ho cercato di spiegare sempre in buio è che questo tipo di buio, di oscurità, è una entità, proprio quella nuvola nera me la fa vedere, me la fa percepire, è una presenza, è un'essenza in sé. E ho usato anche questo argomento per dire: il buio, ragazzi, non è l'assenza di luce, non c'è una sola protagonista, grazie, della, che annuisce, sfolgorante, che è la luce, e il buio è la sua, così, quella robina lì che cerchiamo di eliminare con tutti i fari e tutte le illuminazioni, soprattutto del mondo moderno. Il buio non è un negativo, una privazione della luce, è un positivo, come il silenzio. Prima in questa sala abbiamo parlato di silenzio presentando l'altro libro che è lì in vendita, ecco, e perché silenzio e buio hanno connotazioni simili, e anche il silenzio è qualcosa che c'è, non è la negazione del rumore o della parola. Così il buio non è un non essere, non è l'assenza di essere, è una sostanza, è un'entità, e merita di recuperare questa ricchezza concettuale senza rinnegare le conoscenze scientifiche, ovviamente, senza rinnegare i vantaggi di un'illuminazione ragionevole e moderata. Il problema è che stiamo andando verso appunto un inquinamento luminoso terribile, ma che io ho cercato in qualche modo di affrontare dal punto di vista non direttamente, non so come dire, matematico, scientifico, ma guardando proprio alle metafore, alla simbologia del buio, e vedendolo come una somma di virtualità, di semenza, uno scenario come lo sono l'oscurità, il vuoto, il buio, l'acqua, questi scenari primordiali privi di forme nel momento in cui il mondo acquista forme, contorni e colori. Allora, anche nei miti della creazione, quello che è bizzarro è che c'è un prima che è una tenebra che genera la notte, e che è una divinità, eccola qui la nostra Nyx, che senza un partner sessuale genera la luce. Allora, queste notte, l'oscurità, si spiegano come le ali di un pipistrello, come quasi un ombrello, e fanno uscire la vita, il giorno. E anche nel mito biblico della Genesi, prima sono le tenebre,
e poi emerge la luce del giorno e poi la notte. E la notte che è il regno poi dell'immaginazione creativa, della creazione, perché le idee si annidano come bambini della notte, in queste pieghe dell'oscurità. Sentite anche il linguaggio, come dice, quasi queste ali di pipistrello, oppure il buio del ventre materno dove vengono nutriti e cresciuti e si sviluppano. Allora, dovrebbe vedersi nero, in realtà si vede grigetto. Erano così belle, due tonalità di nero. Non è che possiamo spegnere la luce un attimo e si vede il nero, no? Capo? Ha detto di no. Ecco, io ho messo due tonalità di nero, una più brillante, l'altra meno brillante, per far vedere che il nero non è sempre uniforme, uguale, omogeneo, vede, anche lei è assente. Il nero è tante cose, il nero può essere brillante, luminoso, e poi lo dice anche di nuovo la lingua, non la lingua italiana, ma l'inglese, black, black, blend, come bianco. È lo stesso contesto, è luminoso, va bene. E talvolta è brillante, talvolta è appunto caliginoso, nebbioso, anche se per oggi per vedere sfumature di buio dobbiamo allontanarci da qualsiasi insediamento urbano perché non lo vediamo più, e poi perché abbiamo tutto questo avvaloramento del bianco, dell'alba, della luce, e il buio invece, poverino, è un colore triste, è un colore legato alla morte, quando diciamo in questa faccenda c'è un punto nero, un punto nero vuol dire che è un momento negativo, è una cosa che non funziona, che dobbiamo risolvere. O in una storia arriva un personaggio vestito di nero e disturba la faccenda. Quindi il nero è vero, il buio, l'oscurità hanno una connotazione negativa. Nel vocabolario degli antichi la notte ha le ali nere, corre sui neri cavalli in Eschilo, vespero pacus, dice Ovidio, nere sono le acque degli inferi, neri i fiumi infernali, nera la palude Stigia, nera è la morte ovviamente, nigra mors, atra mors, e sono neri gli esseri collegati agli inferi, Cerbero, Caronte, le Erinni, sono neri, i serpenti nei capelli delle furie, e nero l'avvoltoio che divora l'interiora dei reprobi, nere sono le arpie, Ate, Ares. E quindi nell'uso linguistico dei greci e dei romani che noi abbiamo assorbito, il colore nero denota sentimenti di tristezza, di pericolo, di inimicizia. Continuando nell'enumerazione, nere sono la guerra, la battaglia, la malattia, le serpi, anche il fuoco. E nero quando reca male e dolore. Gli animali che vengono immolati agli dei degli inferi sono neri, sono nere le moire, questa rappresentazione del secolo scorso, insomma, quella moderna, è molto particolare, le moire che filano il filo della vita. Mentre le bestie sacrificate agli dei della luce, agli dei della vita, sono bianche. E il nero indica disgrazia, ecco qui ancora, vedete che c'è una riga come in due, ecco che dovrebbe esaltare questi due tipi di nero, ma non funziona. A me ha fatto molto impressione pensare a un verso dell'Eneide, che è quello del suicidio, una parte insomma, del suicidio di Didone. Quando Didone si suicida, succedono tante cose, ma una cosa che mi ha tanto particolare scolpito come segno della sciagura imminente, il latte delle offerte sacre diventa nero. E scrive Virgilio, vidit latices nigrescere sacros, i sacros latices nigrescere, diventare neri. Allora io mi sono fatta una domanda, forse qualcuno sa rispondere, se non sa rispondere e viene in mente, mi scrive, me lo dice. C'è un poeta tedesco del Novecento, scusate ma mi vengono i brividi sgrisolini, Paul Celan, che parla, che un suicida, e dice Schwarze Milch des Morgens, latte nero del mattino.
chissà se aveva letto l'Eneide. Io penso di sì, io penso che si fosse, lei si fa la domanda, ma me la chiedo anch'io, chissà, sì, perché insomma c'era molta più cultura classica di allora, chissà se si ispira al suicidio di Didone, scusate. Allora, poi questa negatività del nero è anche sottolineata, ripeto, dall'Antico Testamento, anche se ci sono dei passi che rivalutano il buio, ma anche lì diventa il dualismo luce-tenebra, un dualismo morale-religioso, la luce è l'attributo del divino, l'oscurità è l'attributo di Satana, e le tenebre sono caos, stridore di denti, e il demonio è chiamato non a caso nella rappresentazione cristiana il principe delle tenebre. Ecco, quindi una valutazione negativa che però non è sempre e soltanto negativa, perché torniamo ai nostri egizi. Ecco, lì le acque scure, nere, ma fertili del Nilo danno all'oscurità un valore positivo di fertilità. Il Nilo nero è il Nilo fertile, è il Nilo che porta la vita, che porta la nascita delle cose. E infatti nei loro miti della creazione del mondo gli egizi mettono acqua e tenebre, proprio il loro fiume lì, che sono delle categorie senza forme, senza confini, e un caos primordiale che sta nel buio e nell'acqua, ma non hanno una connotazione negativa, e la notte è semplicemente la fine delle attività e della vita. Il colore è il nero. Eccolo qui il nostro nero che non è nero. Io mi scuso, adesso io qui ho infilato un appunto autobiografico. Allora, io sono l'ultima, che sono nata nel 1951, sono l'ultima generazione che ha fatto la cosiddetta vecchia scuola media, perché poi è arrivata la nuova scuola media. La vecchia scuola media aveva come prima lingua straniera il latino. Poi l'anno dopo veniva la lingua straniera, nel mio caso era il francese, insomma, avevano il... Quindi ho avuto questo che io considero un grande privilegio, perché quello di togliere il latino dalla scuola media è stata una delle imprese delle beautiful minds, vabbè, non diciamo niente. Allora, ma che cosa succedeva in quella scuola media, oltre che ti insegnavano il latino e te lo insegnavano così, che io voglio dire, dopo l'italiano, ci sono tante di lingue, ma dopo l'italiano quella che so meglio dal punto di vista grammaticale è il latino. Ecco, si leggeva integralmente un anno l'Iliade e un anno l'Odissea. È vero, no? E l'anno dopo l'Eneide e poi i Promessi Sposi. E poi è finito con la lettura integrale, poi c'erano i classici latini e greci, ma insomma... Non erano uguali per tutti, diciamo. Quando si arrivava in terza liceo classico si portava la tragedia, e io portavo Medea, quell'altro portava le supplici, insomma. No. Ma ci hanno letto, la prof, o il prof in cattedra ti leggeva l'Iliade dalla prima parola all'ultima, in italiano. E tu queste storie te le ciucciavi, signora annuisce, e assorbivi, ed era una cosa meravigliosa. Allora io quella morte lì con l'ombra nera che ti cala sulla testa, ce l'ho sempre avuta, faceva parte del mio patrimonio culturale, era un morire così evidente, così fantastico in fondo, come in un fumetto, bam, ti cala una nuvola nera sulla testa e sei morto. In più, io in particolare ebbi un vantaggio, nel senso che l'Iliade e l'Odissea ci vennero lette non nella traduzione di Monti o di Pindemonte, che non si capisce niente, bisogna dirlo, ma nella traduzione di Rosa Calzecchi Onesti, che per me era un nome che c'era scritto sul libro, traduzione di Rosa Calzecchi Onesti. Poi tanti anni dopo scoprì che questa, che era una giovane ricercatrice, era un'allieva di Mario Untersteiner, che venne scoperta da Cesare Pavese, prima del suicidio di Pavese, che come è noto nel 50, e che venne chiamata a questa impresa, che si messe lì e tradusse l'Iliade e l'Odissea in un linguaggio di un italiano moderno, ovviamente nel 1950, ma sicuramente più moderno di quello di Monti. E poi lo tradusse anche non in endecasillabi liberi, che erano quelli della traduzione di Monti,
ma in, come chiamarli, specie di endecasillabi, ecco, dei versi melodiosi e comprensibili. Allora, questa è soltanto una parentesi autobiografica che viene adesso chiusa molto precisamente, elegantemente, ma per dire che come sono tornati poi queste immagini infantili e questa morte con la testa. Allora, invece, vediamo l'idea filosofica invece del venire alla luce, come nascere, come venire al mondo. Quindi non più uscire dal mondo coperti dalla nuvola nera, ma venire al mondo anche in senso filosofico, nascere e non morire, che è un po' un controsenso, perché in fondo tutta la storia della filosofia occidentale è un elogio della morte, è un essere per la morte, no? E la grande protagonista della filosofia è sempre stata la morte e non la nascita. Qual è il sillogismo più noto? Dici, dimmi un sillogismo. Quello è, e quello ci ripetiamo, tutti gli uomini sono... Cosa sono? Qual è la definizione degli uomini? È terribile, tutti gli uomini sono mortali. Ma bisogna pensarci a questa cosa. Socrate è un uomo, conclusio, Socrate è mortale. Quindi la caratteristica dell'essere umano è di essere mortale. E questa cosa ce la siamo portata dietro da Socrate fino a Heidegger tranquillamente. Questa tutta è la tanatologia, la scienza della morte. E finché arriva un personaggio nella storia, arriva, speriamo che non passi quella dopo, eccola qua, arriva Hannah Arendt. Arriva Hannah Arendt, grande filosofa tedesca, ebrea, che poi diventa statunitense perché fugge negli Stati Uniti alle persecuzioni razziali, e che inizia a parlare. Non scrisse mai un'opera, come si dice, omogenea, la filosofia della nascita, no, però così, ma scriveva una frasettina qui, una frasettina di là, che poi è stata rimessa insieme, e elaborò una sorta di filosofia della nascita, tra l'altro paradossale, nel senso che Hannah Arendt ebbe due mariti, ma non ebbe figli, non ebbe figli per motivi anche questi storici contingenti, perché non poteva, perché quando poteva era perseguitata, quando avrebbe potuto non era più fertile, quindi ma, e quindi tra l'altro questa è una cosa anche molto bella, perché è la prova lampante che non è necessario essere madri per parlare di venire al mondo e mettere al mondo, perché filosoficamente questa idea è di una non madre, di una persona senza figli. Allora, che cosa, tra le tante cose che conosceva Hannah Arendt, era il pensiero di Agostino, Agostino nel senso di Sant'Agostino, sul quale aveva scritto la tesi, non la tesi di laurea, la tesi di dottorato, sul concetto di amore in Agostino. E qui, scusate, anche qui una piccola parentesi, quasi un pettegolezzo. Nella storia d'amore che aveva avuto da giovane, molto giovane, 19 anni, con Heidegger, si ripetevano, anzi Heidegger ripeteva a lei, una frase di Agostino brevissima, volo ut sis, voglio che tu sia come sei. È una delle frasi quasi d'amore che si scambiavano, desidero che tu ti realizzi nella tua essenza. Ecco, ma i passi sulla natalità sono molto legati al pensiero di Agostino, nel senso che, sostiene Arendt, con la nascita di ogni persona si afferma un'origine, un inizio originario, un principio vitale, perché ogni nascita introduce qualcosa di nuovo e l'uomo è un inizio che può dare inizio a cose nuove. Allora dice Arendt, però questa cosa non l'ho inventata io, la paternità dell'idea è di Sant'Agostino. Scusate, anche qui un'altra parentesi di gender, la paternità di un'idea. Perché la lingua non mi permette di dire la maternità di un'idea, sarebbe da ridere.
perché ovviamente le idee, come noto, le partoriscono gli uomini e le donne partoriscono i figli, ognuno il suo. Va bene. Ecco, però dice Hannah Arendt, nota, sì, Agostino con questa idea del principio, dell'inizio dell'uomo che dà inizio, ebbe una grossa intuizione, ma non riuscì ad andare avanti e a definire gli uomini appunto non con quella cappa di mortali, non riuscì a fare il passo avanti per definire la caratteristica dell'essere umani, l'essere natale. La possibilità di nascere, non solo la necessità di morire. E allora cosa succede? Comunque Hannah Arendt dice questo senso dell'inizio, del principio iniziale, vitale, l'ho scoperto con Agostino e prova un grandissimo entusiasmo, lo scrive nelle sue lettere autobiografiche, e anche un grandissimo amore per l'inizio della vita. Lei, che come ebrea perseguitata, ci aveva pensato un po' di volte a porre fine alla sua vita. E c'è un'occasione particolare, adesso arriva il clou della relazione, che non è la fine però, è solo un momento in cui voi per 3 minuti state possibilmente ascoltate e io mi riposo. Perché nel 1952 Hannah Arendt andava a concerti, è un amante di musica classica, ne scrive con Heidegger, eccetera, va ad ascoltare il Messia di Handel. Il Messia di Handel ha delle parti che sono tutte scritte, sono pezzi del Vangelo, ma in inglese arcaico, no? E però c'è questa idea della nascita del Messia, no? Di questo bambino che viene al mondo, e confessa Hannah Arendt: questa idea mi venne durante l'esecuzione dell'Alleluia nel Messia. Allora io ve la faccio ascoltare e così anche noi ci mettiamo un attimo nella, facciamo finta di essere Hannah Arendt e cogliamo il senso della natalità. Sono 3 minuti, spero che non siano troppo lunghi, se sono troppo lunghi protestate, alzate la mano e spegniamo. Dice Hannah Arendt,
ho la testa e il corpo pieni di questa musica. Ecco, adesso che anche noi abbiamo la testa e il corpo prima pieni di questa musica, possiamo immaginare che la grandiosità del ci è nato un bambino, Manzoni, ci è nato un pargolo, ci fu largito un figlio. E ogni inizio è salvezza. Ogni nascita, scrive, è come una garanzia della salvezza del mondo, perché questo è il punto dove voglio arrivare, questo inizio, il senso dell'inizio, del principio. E quindi la nascita non è un niciano ritorno dell'uguale, ma è sempre un ritorno paradossale al miracolo unico della nascita per chiunque venga al mondo. Allora, questo discorso io vorrei inserirlo, per quello vi dicevo che anche per me è difficile, vorrei inserirlo nel discorso sul principio vitale, respiro, luce, battito, e mostrare come Arendt non parli della vita come di un'attività con un inizio e una fine, parla di inizio. Inizio come concetto, e allora io adesso vorrei portarvi in un'osservazione filosofica che nota la ricchezza semiologica del termine, forse più che inizio, principio. Principio. Perché principio vuol dire almeno due cose. Vuol dire inizio di una storia, il principio, e vuol dire il fondamento, la sua caratteristica, quella che la attraversa. Se io dico il principio della democrazia, non voglio dire l'inizio, voglio dire il principio della democrazia è la partecipazione del popolo, no? La divisione dei poteri. Quello è il principio di una cosa, no? Il suo elemento fondativo. E chi lo dice per primo? Il primo vagito della filosofia è quando Talete dice l'acqua è il principio di tutte le cose. Allora io mi arrabbio sempre con la spiegazione naturalistica, quella che dice Talete pensava che l'acqua fosse utile per la natura. Sì, no, voleva dire qualche cosa di più con questa arche, no? Con questo principio. Voleva dire qualcosa che è all'origine, non che originale, ma che sta alla sorgente, il principio in senso temporale. E poi per quello ho messo l'immagine della cascata, perché è un principio che continua, ovviamente, essendo l'elemento fondativo e costitutivo, il principio di ciò che ha, di ciò che ha origine. E scusate tanto, quindi questa con presenza di un inizio e di una continuità, un principio che segue ciò che era all'origine, è simile anche a quello di cui sia Aristotele che Platone dicono essere l'elemento, il principio della filosofia, cioè lo stupore, il taumazein. Ma non è qualcosa che è un principio nel senso che è lì all'inizio e poi se ne va. È un principio così, che continua, come la cascata. Così è lo stupore che deve continuare nella filosofia. Non è che così all'inizio poi se ne va dalla scena. Lì rimane perché ci sia vera filosofia. E anche l'acqua ha questa caratteristica e anche la piccola presenza umana che dopo essersi separata al momento del parto dalla madre, inizia la sua storia di originalità e di autenticità. Cioè ogni persona, ognuno di noi ha un principium, ha un inizio, un giorno in cui nasce, poi si festeggia il compleanno, tutti la ricorrenza, ma quello lì è il nostro dies natalis. E poi ha un principio costitutivo, ha un'identità, ha un principio identitario che ne fa quello che è. E non, che non ha nemmeno il suo gemello identico e che non ha nemmeno il suo clone, non è una copia di niente e di nessuno, non è imitazione o riproduzione. Quindi l'essere umano ha un principio
della sua storia è un principio che è l'identità nella sua trasformazione, per cui ognuno di noi è quello che era da piccolo quando, e poi tutto quello che è stato successivamente, quindi che accompagna la storia della persona. E allora io questo principio, finalmente lì volevo arrivare, e scusate, lo ritrovo nei tre principi vitali che ho indicato: respiro, luce, battito. Perché sono lì all'inizio, il primo respiro è lì all'inizio, ma poi continua la respirazione fino all'ultimo respiro. Il primo battito è lì e poi continua fino all'ultimo battito. Con la luce la cosa è più difficile, perché potremmo immaginare che una persona che perde la vista perda anche questo principio, ma il quale però in qualche modo rimane una luce interiore, rimane nella conoscenza, rimane quella che in alcune persone che perdono la vista ma contemporaneamente sono in qualche modo privilegiate conquistano la preveggenza, no? Il famoso indovino Tiresia, interpretato e celebrato da Camilleri, da Andrea Camilleri nella sua ultima opera teatrale, proprio intitolata Tiresia, perché Camilleri aveva perso la vista esattamente come Tiresia, e il dono della preveggenza. Camilleri dice di sé: no, io non sono diventato un indovino, non vedo il futuro, ma allo stesso tempo dice: ho delle percezioni acuite dei sensi che mi fanno in qualche modo supplire alla vista. Adesso dovrebbe venire di nuovo un'immagine senza figure, esatto. Allora, che cosa è successo? Che cosa è successo in questa storia in cui io ho messo tanti principi vitali? Perché ne è rimasto uno solo, quello appunto del respiro di cui qui parliamo. E c'è stato un cambio di paradigma, c'è stato un cambio di paradigma che ha portato il principio del respiro a prevalere su quello della luce. Che cosa è avvenuto? Allora, io lì mi sono dato una spiegazione, ma anche in questo caso... Perché questo linguaggio di luce e tenebra per designare metaforicamente vita e morte del corpo e del pensiero, di cui conserviamo delle tracce, perché quando parliamo di illuminismo o di oscurantismo capiamo tutti quello che stiamo dicendo, però abbiamo perso da dove viene questa storia. Ecco, questa cosa un po' perso di mordente, e invece siamo circondati dalla metafora, dall'idea che la cosa più importante siano l'aria e il respiro. E una morte per mancanza d'aria e soffocamento fa tanta paura. Già ci sono morti, credo, molto peggio. Comunque, facciamo... Ecco, allora perché? Allora, io mi sono data questa risposta duplice. Da una parte questo prevalere dell'immaginario ebraico-cristiano, questa idea della prevalenza del respiro, questa forte idea dell'esistenza di un'anima, anima, animus, che ha molto a che fare con il respiro, la forza vitale, il platonismo, alcune versioni, chiamiamolo così, cristiane del platonismo, che hanno incrementato questa visione. E questo è un punto. E l'altro punto mi sembra provenire invece dalla scienza, dalle scienze dure, insomma. E in particolare, adesso che arriva, eccola qua, no, torna ragazza, eccola qua. In particolare qualcuno ha inventato o scoperto intorno al 1630, quei tempi lì, l'atmosfera. Prima nessuno si poneva l'idea, l'atmosfera c'era, ma nessuno diceva c'è l'atmosfera, è fatta così e cos'ha. Ma nel secolo della rivoluzione scientifica, quindi nel 600, viene individuata questa fascia che circonda il globo. Siamo nel 1638, la prima apparenza del termine atmosfera. E il termine ovviamente mette insieme due termini greci, perché nel linguaggio scientifico è sempre così: uno è la sfera, la sfaira, e l'altro è l'atmos, che però non è l'atman, insomma, nel senso di anima, soffio, che è un termine sanscrito, ma è il vapore umido caldo. Ecco. Allora, improvvisamente questa atmosfera ha preso sempre più peso
nel nostro linguaggio. È diventato addirittura metaforicamente sinonimo di una particolare condizione, come posso dire, in un party, no? c'era una bella atmosfera, e così volessi descrivere la serata, direi, nella sala c'era una bella atmosfera, ovviamente non c'era il vapore caldo umido, ma c'era un'intesa tra le persone, no? Ecco. Però questa sfera, quindi questa atmosfera ha preso anch'essa molto peso e significato, tanto è vero, mi sembra di cogliere, che l'inquinamento atmosferico sia in questi anni in cui per fortuna qualcuno si accorge che le cose non vanno mica tanto bene, sia diventato anche questo preponderante, come è diventato preponderante il respiro e di fronte all'inquinamento atmosferico, l'inquinamento acustico e l'inquinamento luminoso sono della specie di fratelli o sorelle povere, che se uno si ricorda sì, ma se no no. Ecco, anche questo per fortuna sta cambiando, anche in questo ci sono delle correnti, delle istituzioni, delle associazioni che si battono contro l'inquinamento luminoso e contro l'inquinamento acustico, però fateci caso. Tutti hanno notato che nei mesi del cosiddetto lockdown la natura ha ripreso un pochino più di vivacità. Tutti l'hanno notato, hanno visto gli animali per le strade, improvvisamente l'atmosfera sembra più pulita, i laghi, i fiumi, e tutti abbiamo detto, beh, insomma, almeno qualcosa di positivo. Ma se voi ci fate caso, la gente ha acceso tutte le luci che poteva accendere. Le istituzioni hanno illuminato tutto quello che potevano illuminare e il buio è stato soffocato, ecco, sentite il termine, da questo trionfo e colonizzazione della luce. Allora, adesso avviandoci verso il finale, nel nostro giro che avevo detto che non sarebbe stato semplice, torniamo al cuore e al battito del cuore, al principio vitale del cuore, che anche questo ovviamente inizia e continua, e in più è anche fratello del tempo, come abbiamo visto, con lo scandire il tempo, è anche fratello della cura, perché ci prendiamo cura di ciò che ci sta a cuore. Quindi prendersi a cuore qualcuno significa occuparsene, significa che il cuore interviene a badare a questa persona. Ecco, e quindi anche il cuore ha una primogenitura sul mondo che avevamo dimenticato. Ecco, e potremmo ricordare l'incanto, la meraviglia, quel famoso stupore, lo taumazen, che sta al principio della filosofia, che ogni essere al mondo deve avere almeno una volta provato scoprendo il cuore. Ma allora a chi spetta questa primogenitura? Al cuore, al respiro, alla luce? E in conclusione vorrei accennare al principio vitale del cuore parlandone come di una cosa, quindi non il cuore pompa della medicina, il cuore è una pompa, no. Non il cuore della poesia romantica, gli affetti, la passione del cuore, no. La cosa cuore, quella cosa che pulsa, che batte nel tempo, che è vita e che tempo, e che ci fa, quando siamo vivi e contenti, ridere di cuore. Ridiamo di cuore, diciamo queste cose, non sappiamo perché le diciamo, ma perché siamo felici di avere la vita, perché siamo felici di avere il tempo. E come di nuovo, eccolo qua, il cuore degli Egizi, no? Questo scarabeo che è duplice, che è duro e tenero a seconda degli stati d'animo, no? Tenerissimo se compatisce con la misericordia, inesistente per chi è senza cuore, addirittura non ce l'ha né morbido né duro, oppure duro, ma che strano, perché il cuore duro spezza il cuore dell'altra persona, ma
è assurdo questo modo di dire, perché dovrebbe essere il cuore che viene spezzato che è duro, perché per essere spezzato deve avere una consistenza dura. Quindi insomma il linguaggio conosce delle ragioni che la ragione non conosce, e l'immaginario metaforico non ha il privilegio della coerenza. E invece il cuore di chi si intestardisce duro, duro come la pietra, a meno che Dio non intervenga a sostituirlo con un cuore di carne, caldo, tenero. Questo è il libro di Ezechiele. Anche, ripeto, se per il pensiero ebraico non è il cuore, oddio, cosa ho fatto? Eccolo lì. Ma è il respiro, il principio vitale, morire e esalare l'ultimo respiro. Però avere una pietra al posto del cuore può essere utile in molti casi. Per esempio, quando ti pesano il cuore sulla bilancia, come facevano appunto gli egizi, con il cuore da una parte, il simbolo della giustizia dall'altra. E ecco, in questo caso è desiderabile avere un cuore pesante. Che cosa si poneva nella mummia al posto del cuore? Di nuovo uno grosso scarabeo di basalto, di pietra verde, quello abbiamo visto prima. E c'era inciso dentro un passo del libro dei morti: cuore di mia madre, cuore della mia nascita, cuore che avevo sulla terra, non pesare contro di me, non accusarmi davanti al gran Dio del tramonto. Cuore sì leggero e robusto come uno scarabeo. Lo scarabeo che ha una corazza solida ma vola. E allora io concludo adesso questi ultimi pochi secondi con una immagine che io trovo così bella e che è contenuta nelle nuvole di Aristofane, in cui ecco, è un'immagine ispirata a un gioco dei bambini greci che non avevano tanta tecnologia, giocavano con quel che potevo, e parla del cuore come un principio vitale, richiama nella sua forma duplice, lo scarabeo, il cuore, ma noi lo trasportiamo anche alla luce e al respiro, facciamo un gioco di immaginazione collettiva e ci esortiamo con questa immagine ad essere, a volare, ad essere lungimiranti, guardare lontano, non brevi miranti come tanti governanti, magnanimi, coraggiosi, non pusillanimi, magnanimo, grande anima, pusillanimo, anima piccola, paurosa, ci vogliono paurosi, invece dobbiamo essere coraggiosi, dobbiamo essere pieni di creatività e di immaginazione, non essere mansueti, ciechi, ciecamente obbedienti agli ordini. Allora adesso arriva il quello che Aristofane, le parole, sono due, una frasettina che Aristofane fa dire a Socrate: voi immaginatevi di avere un filo, di essere un bambino greco, un filo con attaccato uno scarabeo. Non arrotolare sempre il pensiero in te stesso, lascia volare la mente per l'aereo, legata al piede con un filo come uno scarabeo. Fine.